Ciao bestioline, oggi realizzeremo insieme degli orecchini con le famosissime perline a rosellina. Per realizzarle ci serviranno ovviamente due roselline, due chiodini a T, due monachelle e le nostre pinze. Sono fiera di informarvi che finalmente ho ritrovato la pinza smarrita. Ah, ci serviranno anche due perline normali. Allora, iniziamo subito. Prendiamo una delle nostre perline perlino, il chiodino e l'altra perla e andiamo a comporre. Infiliamo prima la perla tonda, successivamente la nostra rosellina, dopodiché andiamo a tagliare il fil di ferro in eccesso, utilizzando la pinza a punte tonde andiamo a formare il nostro anellino semplicemente. Allora, mettiamo a fuoco, ok, giriamo fino ad andare a chiudere il nostro anellino. Poi ovviamente lo andremo a sistemare. Cercate di chiuderlo in modo tale che le due perline non ballino. Come potete vedere, io ho stretto abbastanza e le due perline si muovono veramente poco. A questo punto il nostro orecchino è quasi pronto e dovremo semplicemente aprire l'anellino della nostra monachella. Ci infiliamo le nostre due perle e chiudiamo. I nostri orecchini sono pronti. Nel caso voi non voleste utilizzare le perle tonde, potete utilizzare tranquillamente della minuteria. Io in questo caso ho utilizzato delle croci, delle croci, scusate, delle chiavi. Mettiamo a fuoco. No, non si può mettere a fuoco. Ok. Oppure possiamo incollare la nostra perlina con degli orecchini a perno. Il risultato sarà comunque bellissimo. Queste qui sono le mie tre idee di oggi. Spero che vi siano piaciute e ci vediamo al prossimo video. Ciao!